situazione è purtroppo come, come la maggior parte dei cittadini qui, ci abbiamo crolli e tutto, ma è tutto inagibile, infatti siamo dovuti uscire, siamo fuori da un'altra comunità ospiti religiose come noi e continuiamo la nostra vita di preghiera, di lavoro lì, fin tanto che non si sa come potremo in qualche modo ricominciare. Voi siete 9 in tutto? Siamo 9, sì. Di quella mattina cosa ricordi? Quella mattina niente, eravamo pregando la preghiera delle lodi e ricordo che siamo scappate, siamo uscite fuori all'aperto e quello che abbiamo visto purtroppo è solo polvere giù, norcia. Chi vi ha aiutato per prima? Siamo uscite da sole perché eravamo vicino all'aria aperta. Poi abbiamo aperto i portoni che non era crollato perché siamo preoccupati, non avevamo telefono, niente, non potevamo comunicare a nessuno che eravamo libere e che eravamo fuori. Quindi abbiamo potuto aprire i portoni, dopo un pochino sono venuti i vigili e ci hanno portato via. Così. Infine cosa si sente di dire a tutta questa gente colpita? Io a questa gente colpita mi sento che vuol dire, le parole non ci sono, vuol dire coraggio. Il Signore aiuta e vedo il terremoto come un'opportunità che il Signore ci dà per guardare alle cose anche belle di questa terra che ci sono offerte ma che comunque passano e dobbiamo cercare gli occhi in alto.